Di sicuro il Pool Volley, società che opera nella zona del Piovese in provincia di Padova, è una fra le squadre più giovani del Veneto per quanto riguarda la C femminile. La Serie C è un grosso biglietto da visita per questi paesi, perché diciamo così è un obiettivo che tutte le ragazze, tutti i partecipanti vorrebbero raggiungere. Però noi diciamo così lavoriamo sempre con molti giovani, tant'è vero che quest'anno la Serie C per noi l'atleta più anziana diciamo ha 19 anni. Media 90 è lo sponsor di denominazione del Pool Volley e Media 90 è l'età delle giocatrici in campo. Le ragazze sono tutte molto giovani perché abbiamo il sestetto base che è formato da ragazze del 93, 92, 91 e la più vecchia è il libro dell'89. È stata una scelta comunque societaria perché ci sono state alcune defezioni dovute a impegni di lavoro ed altro delle ragazze dell'anno precedente, per cui si è pensato di continuare nella direzione delle giovani. Ecco l'atleta più navigata della squadra, la 19enne Alessia Fiorin. Innanzitutto avere una squadra giovane vuol dire molta inesperienza. Però questo può avere dei buoni risultati nelle giovanili perché molte di queste ragazze giocano nell'under 18 e quindi possono arrivare al titolo provinciale, speriamo. Conti alla mano, l'under 18 del Pool Volley è perciò composta da buona parte della Serie C. È composta da 6 ragazze della seconda divisione e da altre 7-8 ragazze della Serie C. Composta diciamo da ragazze giovani che hanno delle buone qualità, soprattutto quelle magari che giocano in C, e come risultati vediamo di riuscire a fare qualcosa di buono quest'anno. Ed in prima squadra si segue con attenzione cosa succede in Under 16, allenata dal tecnico della C, Marchetto. Diciamo che noi abbiamo una buona Under 16, decisamente importante per quello che potrà essere il futuro ancora più avanti del Pool Volley. E stiamo aspettando il prossimo anno, quando queste ragazze avranno concluso la loro fascia di età dell'Under 16, già qualcuna comincia già a entrare in allenamento quando manca qualcuna sulla C, però sicuramente il prossimo passo sarà quello di integrare queste ragazze, 2, 3, 4, che comunque hanno sicuramente delle caratteristiche notevoli. Ed un atleta under 16 già titolare in Serie C è Greta Cavestro. Io gioco da 2 anni in Serie C e fino a quest'anno è un'esperienza fantastica e spero che continui di continuare per diversi anni. E le cose sono un po' difficili, siamo una squadra molto giovane, per esempio gioco ancora in under 16, però proviamo e poi quest'anno abbiamo anche un allenatore nuovo e insomma un'esperienza fantastica e dura. Ecco come si lavora in prima squadra al Pool Volley, un'opera certosina all'interno di vari comuni e paesi, con il quartier generale che rimane Pontelongo. Sì, sicuramente Pontelongo si associa benissimo alla Pool Volley e a tante altre società che lavorano per i giovani in questo territorio. Come amministrazione noi da anni ci impegniamo per mettere a disposizione di queste società che fanno del grande volontariato per i giovani, per i nostri figli, dando la possibilità a loro di utilizzare strutture gratuitamente che abbiamo nel paese. Questa palestra che è un po' l'elemento di maggior forza che abbiamo, ma i campi sportivi, la bocciodromo e tutto quello che in qualche modo può servire per fare un'attività sana all'interno della nostra comunità a favore dei giovani. Più Sport and Volley, abbigliamento tecnico e accessori per atleti e società sportive.